Ciao fanciulle e fanciulli, buongiorno. Ok, ve lo devo dire, oggi non sono particolarmente felice, forse anche dato da questo tempo non troppo bello. Oggi infatti è buissimo, non so come uscirà questo video, e quindi quando non sono particolarmente felice, cerco di coccolarmi in maniera diversa. Magari con un vestito particolare, e quindi oggi ho voluto esagerare con un vestito un po' da sera, però ho detto perché no? È giusto anche coccolarci magari con un messaggio, con una doccia calda, con un bagno caldo, con una candela profumata, ma anche così con un bel vestito. E quindi oggi ho detto ok, oggi mi coccolo in questa maniera e mi sento così, mi sento meglio. Questo è il video dei preferiti del mese di aprile. Ho tantissimissimissime cose, come sempre. Da dove inizio? Iniziamo dai prodotti trucco? Sì, dai, allora, prodotti trucco. Comincio dal blush che ho usato di più in assoluto, che è questo, quello che indosso anche in questo momento. È quello di Milani ed è lo 02 Rose d'Oro. Questo lo trovate sul sito bbcreamitalia.eu. È questo arancione con queste strisce in oro, è molto luminoso e shimmer, anche se sulla pelle non sembra, quindi è perfetto. Poi cipria, non ve ne ho mai parlato, è una nuova cipria. Questa qua è di Guerlain, vabbè, lo sapete, è la mia seconda. Ormai non ha più i pois della veletta. Vabbè, che devo dirvi, è stupenda. Lo sapete, ho già la terza, quindi se quando appena finirà questa ho già la terza, non soffrirò di crisi di abbandono. Una new entry cipriosa è questa, che è una cosa pazzesca, questa qui di Bare Minerals, e guardate, zac, col pennello, ditemi se non è la cosa più bella del mondo. Questo super packaging all'avanguardia futuristico, mi dispiace, ma non è più reperibile da nessuna parte. È una serie limitata che è stata fatta per l'anniversario dei 15 anni, se non sbaglio, della Mineral Valley, appunto di Bare Minerals. È stato fatto questo packaging super futuristico e mi è stata regalata, è un regalo delizioso che ho apprezzato molto e mi piace tantissimo, non solo per il packaging. Infatti ho pensato che quando la finirò lo riempirò con un'altra polvere libera, perché è troppo bello questo packaging, non posso non usarlo più quando sarà finita. Al posto della matita Kiko, quella blu che mi faceva lacrimare sempre gli occhi, ho trovato questa matita stupenda di Pupa, che è la 56, la Multiplay. Questo è un turchese, quello là era più un blucina, questo qua è più un turchese, però mi è piaciuta e dura molto all'interno dell'occhio, quindi ho usato molto questa. Di fondotinta ho usato tantissimo questo, che è di Bottega Verde, che è il fondotinta antità con cellule staminali vegetali da mela e acido ianuronico. Chissà perché mi hanno consigliato questo fondotinta anti-età. La prima persona che dice che sono vecchia gli dà una pacca sulle manine. Poi un altro fondotinta che uso sempre da anni, mi fa sempre compagnia, questo Bare Minerals, il matte. Io, anche se ho la pelle secca, misto secca, uso sempre il matte e mi trovo benissimo. Il mio preferito fra il matte e l'original, io voto il matte, mi piace molto, molto di più. Poi ho usato tantissimo questo, il Pupa Vamp, è un eyeliner blucina, sapete che sono una blucina addict, si vede. Ah, questo qua poi ve lo faccio vedere. Questo blucina ed è il 301. L'eyeliner, appunto, quello così a penna, a punta, mi piace tantissimo, lo uso appunto proprio come tocco di colore. Oh, ce l'abbiamo fatta, ok. Il mascara mi piace tantissimo questo, di Debi, il Wet Lashes. Ho rotto il cappuccino, però vabbè, si può tranquillamente usare, cioè si può usare benissimo lo stesso. Mi piace tantissimo, allunga in curva, infoltisce, wow.
l'eyeliner Kat Von D, lo conoscete tutti. Ogni volta che metto un rossetto matte per idratare le mie labbra sotto, uso sempre il Prep and Prime, il Prep and Prime di MAC, che è questo gloss trasparente che è un primer appunto per le labbra, che serve a non fare disidratare le labbra, soprattutto con i rossetti matte. Eccolo, finalmente arrivato dallo shopping, è arrivato questo, che è l'Urban Decay, il Eyeshadow Primer Potion, l'anti-aging. Tutte cose anti-aging, ma come mai? Ho compiuto 18 anni 2 mesi fa? Bah, bisogna prevenire. Mi sto trovando benissimo, alcune mi hanno scritto no, terribile perché lascia la pelle unta, è terribile perché non fissa il trucco, fa venire le pieghette. Io mi sto trovando benissimo, cioè non ho visto differenze fra questo e il Primer Potion classico, quindi approvatissimo e mi piace. Vabbè, sempre lui, il burro cacao, quello di Bottega Verde, che ha questo profumo di bubblegum, di Big Bubble, buonissimo. E lo uso anche per idratare, come vedete rossiccio invece di essere rosa, perché lo uso anche per idratare rossetti particolarmente secchi. Poi, chi l'avrebbe mai detto, una matita per le sopracciglia. Questo qua è un regalo di Vanessa. Ciao Vane! Vanessa Magico Trucco, è la Manga Brown di Neve Cosmetics ed è quella più chiara, ha lo scovolino da una parte, la mina più chiara da una parte e leggermente più scura dall'altra. No, più chiara da questa e leggermente più scura da questa. La uso a volte, non tutti i giorni, ma quando occorre mi piace leggermente, perché finalmente ho una matita chiara, abbastanza chiara per le mie sopracciglia. Poi questo è di Bottega Verde, il Kajal, va bene, ve l'ho fatto vedere tantissime volte, il Kajal nero. Poi per le labbra ho 1, 2, 3, 4 prodotti. Allora, il numero 1 è questo, vabbè, l'avete visto anche ultimamente in tanti miei video, è il Candy Yum Yum, o Yum Yum, chiamatelo come volete, è il matte di MAC, è questo colore molto, molto fucsia, come quello che, simile a quello che indosso io, e questa è la versione matte. Ma Pupa ha pensato bene di fare su dupe lucido. Questo che sto indossando in questo momento è il 405 di Pupa ed è identico al Candy Yum Yum. Guardate, yes, uno è opaco e questo è lucido. Allora, la tenuta di questi rossetti che si chiamano I'm Pupa è qualcosa di pazzesco. Sono quei rossetti che rimangono comunque così lucidi e una volta che è andato via il lucido rimane la tinta. Cioè, questo rossetto, se non lo struccate, fra 2 giorni avete ancora le labbra fucsia. Ha una tenuta altissima, una delle tenute più alte che io abbia mai provato su un prodotto per labbra, ma non è tipo quello rossetto che non riuscivo a struccarmi e dopo 2 giorni avevo ancora le labbra rosa. No, questo è un rossetto che con lo struccante si strucca, ma senza struccante ha una tenuta altissima. Se io adesso mi metto, ecco, mi metto a così, togliere il colore solo col Kleenex, vedete? Le labbra rimangono colorate e opache, vedete? Rimane comunque il colore. Sono dei rossetti pazzeschi, io ho avuto modo di provarli quando sono andata all'evento Pupa, vi ho fatto anche il vlog e me ne sono innamorata, soprattutto questo secondo me in assoluto il colore più bello, il 405. Poi questo è di Dior, sono i nuovi, le nuove tinte gloss di Dior, questa qua è il 575 ed è quella rossa fucsia che mi piace tantissimo, la stesura è pazzesca, durano tantissimo, proprio invece questo è un effetto molto vinilico, molto lucido, specchiato, sono straordinarie, sì, come sensazione che proprio come prodotto sono approvatissime. E poi, strano a dirsi, ma ho tagliato le unghie perché mi sono spezzata una, quindi l'ho dovuto tagliare e sono diventata addict dello smalto blu. Sempre quando sono andata all'evento Pupa ho provato questo smalto blucina che era del set, quello gemstone, quello con quello il duo
C'è appunto lo smalto e tutte le pietre blu da mettere sull'unghia. Ecco, ho provato questo smalto qua e me ne sono innamorata. E quindi ho usato tantissimo questo smalto che non so se è in vendita, no, non è in vendita singolarmente, quindi per forza dovete prenderlo col kit. Quindi è il kit Gemstone Blucina, quello con le pietre da mettere sull'unghia. E invece questo qua che indosso è un colore più blu, meno blucina ma più blu, che è questo colore meraviglioso di Dior, ed è anche questo qua è di un duo, ed è il Sailor, il 700. Questo qua è della nuova collezione che è in vendita in questi giorni in profumeria, ed è quello con i patch, con gli adesivi marchiati anche Dior, quindi per le persone che vogliono una manicura un po' particolare, ci sono questi adesivi trasparenti da mettere su questi smalti, perché c'è la versione color corda, rosso oppure questo blu meraviglioso. Ci sono questi patch trasparenti che hanno due righe e hanno anche il marchio CD. E se volete fare una nail art così un po' diversa, c'è anche, magari se vi chiamate Cristina Dolcini. È perfetto perché avete anche le iniziali sul vostro dito, oppure Carlo e Daniela. Perfetto, avete le iniziali di lei e di lui sul vostro dito. Lo trovo una cosa molto carina. Quindi questo qua è qualcosa di pazzesco. Cioè, per piacere a me gli smalti, a me piacciono gli smalti, non su di me, ma per usare io smalti tutti i giorni, quando lo tolgo lo rimetto, sono Sono andata pazza per questi due smalti. Poi, parlando invece di creme, sempre più innamorata di questa crema, che è quella di Perricone Eye Potency Eye Lift. E questa qui l'avevo comprata quest'estate in America. Sono qua, sono quasi alla fine, cioè sono quasi a metà. Sono costantissima. Mi sta piacendo tantissimo. Ora non so se stanno cambiando le luci o che, ma io vedo le rughettine intorno agli occhi attenuate e non so se è merito di questo, se è merito della nuova crema che sto usando, della crema che cioè la crema viso che sto usando in questo momento, della crema viso che ho appena finito, adesso vi farò la nuova skincare routine. Non lo so, comunque mi sta dando soddisfazioni e quindi approvatissimo, mi piace tantissimo e secondo me sono di questo parere che quando lo finirò lo ricomprerò. Mi piace tantissimo. So che in questo momento è in vendita su QVC. Non so che in alcune profumerie, cioè in alcune farmacie è venduto. Una volta era venduto addirittura da Sephora, poi anni fa l'hanno tolto. E quindi QVC o alcune farmacie so che viene venduto per Riccone. Poi due prodotti invece per nuovi di Guerlain. Uno è questo qua, che è il Secret de Purité ed è i cristalli di Lotus. È un gel luminoso demacchiante, struccante. Allora, questo può essere usato con la pelle asciutta, che ha l'effetto tipo olio quando voi avete. Io lo uso solo quando sono molto molto truccata o quando ho quei giorni, che ne so, in cui mi devo struccare. Insomma, un giorno che ho fatto un tutorial, che poi la sera devo uscire, oppure la mattina sono uscita, ho un trucco leggero, poi il pomeriggio devo fare un tutorial, poi magari la sera devo uscire, che devo magari un tutorial troppo forte, quindi devo riuscire, quindi mi strucco, ma ne so, 3 volte nell'arco di una giornata, oppure un trucco particolarmente pesante, uso questo, che è un gel struccante molto molto efficace, tipo come il Take the Day Off, quello di Clinique. So che in tantissimi mi consigliate sempre l'olio di cocco per struccarmi, ma io sono allergica all'olio di cocco. Ogni volta vorrei rispondere a tutte e dire io vorrei provarlo, ma non posso. L'ho provato sul corpo, mi esce di tutto, ho provato sul viso, mi è uscito la catena montuosa, l'ho provato sui capelli, mi usciva di tutto sulla cute. Non posso usare l'olio di cocco. Comunque, stavo dicendo, questo è un prodotto efficacissimo per struccare. Se voi lo usate con la pelle asciutta, è un olio che appunto si mangia, diventa quasi un olio che si mangia il trucco, quindi cioè è unto come se fosse proprio olio, va massaggiato sul trucco, avete tutto il viso sporco di trucco, poi appunto sciacquate e viene via tutto. Se no lo potete usare anche col viso bagnato e questo olio si trasforma in latte.
anche questo un effetto struccante. Vi lascia la pelle super 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 idratata, quindi se avete la pelle secca va benissimo. Se avete invece la pelle mista grassa, io vi consiglio dopo questo magari di passare un detergente schiumoso proprio per togliere questa sensazione di altissimo nutrimento, perché sennò poi magari vi sentite addirittura anche la pelle unta. Quindi è un prodotto specifico per alcuni giorni, in alcune situazioni, con cui mi sto trovando benissimo. Un altro prodotto di Guerlain, che però questo è una crema dopo sole, ma ha un profumo. Io non so, cioè, che cosa, che stregoneria mi fa Guerlain, ma ha delle profumazioni pazzesche. Cioè, questa crema ha un profumo di Tiare che è qualcosa di mega fotonico. Io non ho mai sentito un Tiare più buono di questo. Cioè, appena aperto la confezione è esploso questo profumo di Tiare, e aveva ancora la protezione. Quindi questo, anche se non prendo il sole, cioè adesso non posso prendere il sole, cioè non è che vado al mare, cioè non sono al mare, quindi non prendo il sole. Anche se non lo uso come dopo sole, lo uso, che ne so, magari la sera, quando ho qualche particolare evento, una giornata che voglio coccolarmi, la uso sulle braccia, perché mi rimane questo profumo di Tiare e mi fa impazzire. Quindi questo qua è qualcosa di buonissimo. Amante del Tiare, state nella larga, perché sennò non riuscite più a farne a meno. E niente, quindi sono tutti i prodotti preferiti di aprile. Spero che il video non sia lunghissimo, spero di avervi tenuto compagnia. Grazie di avermi distratto, di avermi concesso questa lunga chiacchierata. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!